Napoli prima e dopo, la trasmissione che diffonde in tutto il mondo la canzone classica partenopea, arriva alla sua 34esima edizione, un traguardo importante per un programma televisivo che ha creduto incondizionatamente nella forza della canzone napoletana. Napoli prima e dopo sarà condotto per il 7° anno consecutivo da Pupo, che questa mattina in conferenza stampa ha affermato: Napoli prima e dopo è un po' come un rito sacro, come la messa, si cambia poco, perché se si cambia vuol dire che allora qualcosa non ha funzionato gli anni precedenti, invece ha sempre funzionato molto bene la trasmissione di punta di Rai 1 del palinsesto estivo. Quindi le novità sono sempre le canzoni che cambiano, poi che sono interpretate da nuovi cantanti, le novità, le grandi novità di quest'anno, Cicchella, un grande imitatore, giovani, Clementino che fa il rap, Deborah Jurato e Caccamo, vincitori di Sanremo. Accanto a lui, come sempre, Gloriana come co-conduttrice e Pino Moris come direttore artistico. La tradizione non è cambiata affatto, se la vuoi cambiare non rimane più la canzone classica napoletana, deve restare, è un bel abito di Chanel, si può fare la pubblicità, no? Perché mettilo lì, è sempre quello, diciamo, può cambiare la stoffa, ma il modello è quello. È stato molto duro quest'anno fare Napoli prima e dopo, perché non tutti mi sono vicino ed è veramente stato un anno molto difficile. Non si rendono conto che Napoli prima e dopo sono 34 anni che va in onda, con questi 34 anni non voglio fare polemiche, ma è l'unico programma che irradia le nostre tradizioni musicali nel mondo, che si dica, è l'unico programma di Rai 1 che manda in onda la canzone napoletana classica in tutto il mondo.